lanciata in Francia nel 1982 dal 21 giugno 2016. La Festa della Musica è sostenuta in Italia dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, del Turismo e della SIAE. L'intento è di conferire all'evento del 21 giugno una dimensione sociale nazionale in grado di valorizzare il forte potenziale musicale dell'Italia e consentire ad ogni città una visibilità italiana ed europea. La festa si è svolta in contemporanea in tante città italiane, compreso a Caltanissetta. E questa di oggi, questa di stasera è una festa della città, una festa che secondo me i nisseni ne dovrebbero fare tesoro e incentivare tutte le manifestazioni per poter offrire qualcosa alla nostra città. E vorrei dire in più, la musica dovrebbe unire un po' tutti ed eliminare parecchie polemiche. E quindi la musica facciamolo come patrimonio nostro, i cittadini, ognuno di noi mette quello che può mettere e dare a disposizione della città, passando delle serate in allegrie e vivere di più la città nelle strade della città. Ma questa è un'iniziativa che abbiamo il piacere di partecipare assieme a Giuseppe Rivitus e Battista Di Mauro, che si colloca in un panorama nazionale in varie città d'Italia in contemporanea. Stasera, il 21 giugno, il solstizio d'estate, ricordiamo, inizia l'estate ufficialmente e la stiamo accogliendo con la musica. A Caltanissetta ci sono diversi posti, diversi palchetti sparsi nel centro storico dove ci saranno varie formazioni musicali che si esibiranno proprio per dare un benvenuto all'estate. Senz'altro, io sono senz'altro positivo a questa iniziativa, anzi speriamo che si ripetano in tutta l'estate e in tutto l'anno anche in diverse situazioni. Quindi che ben vengano veramente queste opportunità, diamo la possibilità a tanti ragazzi che iniziano anche a suonare di avere possibilità di esprimersi veramente a suonare nella nostra bella Caltanissetta. Col canto, che il canto è, si dice, Sant'Agostino diceva che chi canta prega due volte, no? Quindi quale miglior cosa per passare meglio il tempo? E questa è, come dicevano i miei colleghi, un'ottima iniziativa, perché ci sono tanti talenti nascosti che così hanno modo almeno di esprimere la loro passione, il loro estro. È una bellissima iniziativa che comincia a ravvivare le nostre serate estive in questa città. È una città che tra mille problemi, tra mille tagli, ma in ogni caso mette a disposizione la musica locale, i gruppi locali, che diciamo fatto con poche risorse, però l'amministrazione fa quello che deve fare, cioè garantire i servizi, utilizzando quelle sinergie, quelle energie che sono a disposizione della città, così come ora una serie di aziende, di commercianti della città da metà luglio ai primi di agosto ravviverà il centro storico con la loro energia, con il loro entusiasmo. Beh, è una veramente molto piacevole per la nostra città assistere a questo tipo di spettacoli di strada fatti dai nostri stessi concittadini. Ci permettono di creare un'atmosfera amichevole, di ritrovare persone senza che ci siamo dati appuntamento. È un modo per fare sentire viva la città, perché questa è una città che merita queste piccole attenzioni che diventano grandi risultati per il benessere comune. Era un'iniziativa da catturare senz'altro e penso che possiamo dire che è riuscita grazie alla voglia di esibirsi spontaneamente di tutti coloro che si sono iscritti per esserci e per partecipare. E l'idea era quella di diffondere le note musicali in tutta la città in questo primo giorno di estate. Penso che ci siamo riusciti brillantemente.